Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, continuando il nostro percorso di conoscenza sull'argomento dell'apprendimento e dopo aver analizzato tantissime teorie di stampo cognitivista o comportamentista che ci hanno accompagnato nel problem solving e quindi nella soluzione di problemi a cui viene sottoposto ad esempio un soggetto che può essere un animale o un essere umano e che necessariamente deve trovare appunto una soluzione a questo problema soprattutto attraverso prove, tentativi ed errori. Andiamo ad analizzare un altro approccio, un altro punto di vista, perché noi sappiamo che nella vita a volte la soluzione ad un problema arriva improvvisamente, inaspettatamente, come se si accendesse una lampadina appunto improvvisamente e riuscisse ad illuminare la strada per trovare appunto la soluzione al nostro problema. Questo approccio viene denominato apprendimento per insight e viene teorizzato dallo psicologo tedesco Keller. E in pratica ci dice proprio questo, che attraverso un'intuizione improvvisa il soggetto riesce a trovare, a sbloccare una situazione che fino a quel momento era critica e a trovare la soluzione al problema. Keller è considerato uno dei più grandi esponenti della teoria della Gestalt, che è una teoria che ho già trattato in altri video e che potete recuperare nel link qui sopra, e ha fatto tantissimi esperimenti proprio per dimostrare questo apprendimento per insight, degli esperimenti con gli scimpanzé. In uno di questi esperimenti gli scimpanzé dovevano raggiungere una meta, che era del cibo al di fuori della gabbia, ma per fare questo dovevano utilizzare in modo appropriato una serie di oggetti che erano posti all'interno della gabbia. All'inizio questi animali brancolavano nel buio perché non riuscivano a trovare la soluzione, però poi improvvisamente si accendevano, capivano la relazione che vi era tra questi oggetti e riuscivano a raggiungere la meta, cioè uscire appunto dalla gabbia e prendere il cibo. Secondo Keller, infatti, l'individuo posto in una situazione ambientale non percepisce soltanto gli elementi che fanno parte dell'ambiente, ma anche le relazioni funzionali che questi elementi hanno tra di loro. In una sola parola, poi queste relazioni funzionali vengono chiamate proprio gestalt, cioè forma o situazione di campo. All'inizio che cosa succede? Lo scimpanzé, come dicevo prima, non riesce a risolvere la situazione problema perché non riesce a trovare i legami esistenti tra gli oggetti e quindi le relazioni esistenti tra gli oggetti posti all'interno della gabbia. In seguito poi si verifica un processo di ristrutturazione che viene detto proprio insight, e cioè questo fatto che lo scimpanzé coglie improvvisamente quelle che sono le relazioni tra gli oggetti esistenti all'interno della gabbia. In altre parole, il soggetto comprende una nuova gestalt, e cioè le relazioni tra gli oggetti prima mancanti. A questo punto Keller ci dice che l'insight è proprio alla base dell'apprendimento, perché posto davanti a uno stimolo, grazie all'insight e quindi a questa ristrutturazione della situazione problema, l'animale riesce a risolvere il problema. Forse l'esperimento più famoso che ha portato avanti Keller e di cui avevo già accennato nel video dedicato a Wertheimer e al pensiero produttivo è quello dello scimpanzé Sultan, che posto all'interno di una stanza con una banana appesa al soffitto fa di tutto per recuperare questa banana e poterla mangiare. Quindi inizialmente si arrampica, ma le pareti sono lisce e non riesce ad arrivare, poi comincia a saltare ma non riesce comunque ad arrivare alla banana. Guardandosi intorno troverà poi delle scatole buttate in fondo alla stanza e quindi avrà il famoso insight che lo porterà a prendere queste scatole, a metterle una sopra l'altra, quindi creando una rudimentale scala, a raggiungere la banana e poterla finalmente mangiare. Questa sorprendente performance di Sultan non ci deve far pensare che soltanto gli animali con un'intelligenza superiore, quindi appunto le scimmie o l'uomo, possano avere degli apprendimenti per insight, ma tutti gli animali possono avere un insight, chiaramente proporzionato poi alle loro capacità e alla loro intelligenza. Keller deduce che la condizione necessaria per cui si verifichi un apprendimento per insight è che il problema che si pone al soggetto non debba essere né troppo facile né troppo difficile, perché se fosse troppo facile non ci sarebbe nemmeno bisogno dell'insight, dato che la situazione sarebbe raggiungibile comunque, e né troppo difficile perché in tali circostanze l'insight sarebbe addirittura impossibile. Bene, con questo discorso sull'apprendimento per insight e quindi di questa famosa lampadina che si accende improvvisamente dandoci una soluzione a un problema apparentemente impossibile, il mio discorso di oggi è finito. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.